Ciao Ciccine! Allora, eccomi tornata ovviamente con un altro haul. Voi direte, ma l'haul di settembre l'avevi già fatto e quindi questo è il secondo haul di settembre. Vabbè, lo sapete come sono, che sono una spendacciona, anche se low cost. E quindi parto subito perché c'è un po' di tutto, make-up, abbigliamento, un paio di scarpe, insomma, prodotti beauty. Cominciamo subito col paio di scarpe, visto che un paio solo. Allora, io recentemente sono stata a Torino, ho fatto un weekend a Torino, io adoro Torino, è una città secondo me stupenda, una città vivibile, comunque accogliente, piena di vita, piena di cose organizzate, piena di artisti di strada, piena di negozi stupendi, quindi io adoro, adoro Torino. Per chi mi seguisse su Instagram, avete visto delle foto della facciata di Chanel, della facciata di Miu Miu, di Prada. Ecco, in mio onore hanno fatto la facciata Miu Miu e quindi non potevo non fotografarla e metterla su Instagram. Comunque, per chi mi volesse seguire su Instagram sono Simiu, con un solo Miu. Comunque, ovviamente ci sono anche dei mercati stupendi. C'è il mercato più grande d'Europa e quindi insomma tocca andarci. E in questo mercato ho trovato queste meraviglie. 8 euro questo paio di scarpe bellissimo, si chiama Bellamica, quindi credo che a giudicare dalla marca sia un Made in Italy. No, che scherzavo, un Made in Cina. Ah, però si chiama Bellamica. Bellamica Fashion, insomma, c'è anche la targhetta qui carina perché sono molto rifinite, molto curate, c'è la targhetta esterna proprio fatta apposta, tutte le cuciture qui. Sono in jeans praticamente con questi fiori bellissimi. Siccome qui ancora fa caldissimo, devo aspettare credo un paio di settimane ancora per poterle mettere, oppure magari quando esco in motocicletta o la sera che magari può fare un po' più freschetto, però le adoravo e poi per 8 euro, cioè non potevo non prenderle. Ovviamente sono due per forza di cose. E quindi questo è il primo acquisto a Torino. Sempre a Torino sono stata da Zuichi, ovviamente Zuichi c'è anche nella mia città, c'è qui in provincia, c'è un po' ovunque, però non avevo ancora visto la nuova collezione e quindi questi fanno parte della nuova collezione, attenzione, e sono dei leggings fatti un po', diciamo jeggings, perché vedete c'è come l'effetto, il taschino, quindi modello 5 tasche, come i jeans, un po' scolorito, sbiadito, quindi diciamo sempre effetto della V come i jeans, però grigi. Io non avevo nulla di grigio, poi solitamente ho sempre jeans blu, blu scuri, blu chiari, eccetera, per cui questo grigio mi è piaciuto subito. E la mia è una taglia 40. Di Zuichi, appunto, non so se si legge comunque di Zuichi la nuova collezione e vengono 19,99 euro. Quindi, comunque, per essere una nuova collezione, non sono particolarmente costosi. Vado veloce. In un centro commerciale, sempre a Torino, chi è di Torino, insomma lì vicino, Area 12 è il centro commerciale che c'è vicino allo stadio, insomma, lo stadio della Juventus. E c'è la Benetton che sta chiudendo, quindi svende via tutto. E ovviamente era rimasto poco, però quello che c'era, insomma, la Benetton ha una buona qualità, lo sappiamo. E di solito non è proprio, diciamo, low cost, insomma. Cioè, ha delle cosucce che non sono proprio low cost. Ho trovato questi leggings che sono bellissimi. Allora, visti così sembrerebbero quasi un pigiama, in realtà vi giuro, addosso sono carinissimi, hanno le tasche, quindi sempre effetto 5 tasche come un jeans, però ovviamente sono leggings, hanno l'elastico in vita, quindi non c'è il bottoncino, si chiude, insomma è finto il bottoncino. E questi li ho già messi, comunque erano al 70%, vedete sono Benetton. Benetton Jeans la linea,
Al 70% li ho pagati 8 euro, 8 euro e qualche centesimo forse. Quindi insomma, per la qualità Benetton 8 euro veramente non trovate nulla. Poi mi sono iscritta in palestra, ho deciso quest'anno di mettermi sotto perché il tempo passa e bisogna tenersi in forma. E quindi ho acquistato un paio di cosine per la palestra. Una è questa. Non commento, guardate voi. Ecco. Questa felpa, insomma, è abbastanza pesante, però non è proprio felpata, cioè non ha il peluccio dentro, perché comunque in palestra poi muovendosi non è che faccia proprio fresco. E l'ho presa 11 euro dai cinesi. È carina perché fa più corta avanti, vedete? È più lunga dietro, la trovo carina. E poi vabbè, non si poteva non prendere. C'era anche nera con la stampa bianca, probabilmente l'ho trovata anche nei negozi della vostra città, perché anche questa era, non erano scontate, insomma, quindi credo fossero nuova collezione, anche se dai cinesi non si capisce bene nuova collezione, vecchia collezione. Poi sempre per la palestra ho preso questi pantaloni da tuta che poi sono carini anche con i tacchi, diciamo, per uscire. Sono di quelli col cavallo basso. Mi piaceva questa zip qui di traverso, poi c'hanno i tasconi. E poi in fondo hanno l'elastico. Dietro sono fatti così. Sono molto scialli, molto, insomma, tenuti a vita bassa, magari con un crop top, quindi dopo un po' di settimane di addominali. Quando siete belle toste, questo a vita bassa è un crop top sopra e fa molto hip hop, mi piace, molto molto alla moda anche in palestra. Vestiamoci alla moda, perché ci dobbiamo buttare via così? Poi ho un'altra cosa per la palestra, arrivo subito. Eccomi, l'avevo dimenticata di là, perché questi li ho messi già e quindi non hanno il cartellino. Ah, questi non vi ho detto quanto li ho pagati, se non sbaglio. Sono un made in Italy, anche se li ho presi dai cinesi, però sono un made in Italy e costavano 13,99 euro. Anche questi non erano in sconto, quindi credo fossero, anche perché è un cotone pesante, un po' garzato, quindi non credo fossero vestiti estivi. Poi ci sono questi che sono già più tipo leggings. Mi piaceva questo effetto del doppio pantalone, pantalone ed elastico. E poi sono tutti aderenti in vita. E la cosa carina è la scritta argento dietro, fitness. Li ho già lavati una volta e non se n'è andata. Certo, non so con l'usura, col tempo, che fine farà questa scritta. Però al momento regge, regge. Questi li ho pagati 9,90 euro, se non sbaglio, 9 euro, 9 euro credo, sempre dai cinesi. Questi sono, non erano scontati, però avevano un prezzo insomma basso e sono di cotone più leggero, quindi adesso che ancora qui si muore, sono ideali. Per cui poi vado avanti. Stamattina al supermercato c'era un cestone con dei prodotti in offerta e ho visto questa crema corpo. Crema natura zenzero profumata e vellutata. Non so se si possa vedere al solito. Dentro, non so se riuscite a vederli, ma ci sono tutti i pezzettini di zenzero, suppongo che siano di zenzero. È una linea di prodotti per la bellezza del corpo, è una crema non grassa che lascia la pelle profumata, vellutata ed elastica. Scadenza 6 mesi. La marca è René Blanc, non so se qualcuno di voi la conosce, io non l'ho mai vista. Sono 250 ml. Vederla così sembrava una crema di inci verde, anche se io non vado molto dietro all'inci, sinceramente. Però poi leggendo l'inci, no, non è proprio verde. Ci sono un po' di siliconi, quindi insomma. Sembrava verde anche la confezione, anche il fatto che ci fossero i pezzettini di zenzero, invece no. Comunque 1 euro. Ho detto la provo, se proprio non mi piace la butto via, pazienza. Però per così, per tutti i giorni dopo la doccia va bene.
Da H&M c'è la linea dei trucchi, c'è il mascara a lunga ciglia o in folti sì, a lunga ciglia. Ci sono due palettine come questa, c'è quella della Smoky, quindi con i toni più scuri del nero e fuori è nera se non sbaglio, e questa che è la nude. Ecco qui, allora sopra ci sono diciamo le istruzioni per chi magari fosse alle prime armi e qui ci sono i tre ombretti grandi che sarebbero per la palpebra insomma mobile e fissa e sotto per le sopracciglia. Io non li ho ancora utilizzati per cui non vi so dire se sono scriventi, non scriventi, come sono, però insomma ero curiosa, mi piaceva anche il fatto che in un'unica palettina ci fossero intanto dei nude che servono sempre, dei colori basici, e poi per le sopracciglia, quindi avere entrambe le cose non era male. 4,99 euro da H&M lo trovate ancora. Poi sapete che io compro spesso all'Eurospin i prodotti Fior di Magnolia che sono ottimi, ottimi veramente. Oltre ad aver comprato i miei soliti prodotti, il latte, il tonico che ho fatto vedere già più volte nei miei video, low cost ma veramente buoni, buoni, non vi fanno reazione, non bruciano gli occhi, anche lo struccante bifasico, veramente ottimi. Ho provato questo nuovo prodotto che è il bronzer, fattore di protezione 15 ed è una terra fluida e illuminante. Mi incuriosiva questo fatto che non fosse un fondotinta, ma una terra fluida e illuminante che dona un effetto abbronzatura, azione idratante emolliente, ha il fattore di protezione ed è liquido, quindi come un fondotinta io la stendo col pennello piatto. Gli inci non sono verdi, però costa 2 euro e qualcosa. Io l'ho provata un paio di volte, non ho avuto ancora modo di provarla proprio giornalmente, però quelle due volte che l'ho provata ha una coprenza medio-alta, quindi una buona coprenza, non è come una BB cream, quindi per intenderci, che vi fa solo l'effetto un po' abbronzato, ma copre come un fondotinta. E quindi insomma io lo uso effettivamente come un fondotinta. È carino e vi dà un po' quell'effetto pearlescente non esagerato, non proprio luminoso. Anche questo ve lo consiglio, carino, carino anche insomma, il packaging. Io ho preso lo 02 Deep Bronze, perché comunque io sono abbastanza scura, anche se adesso l'abbronzatura sta andando via. E credo ci fosse anche un altro colore, erano due le colorazioni, lo 01 e lo 02. Questo è tutto, è finito il mio haul, vi aspetto al prossimo video e mi raccomando, sostenete sempre il mio canale spolliciando e commentando. Un bacio!